molto complicata, proprio la numero 10 se ne impossessa di nuovo, la finta di Lusileia, la parata incredibile di Muñoz García che tiene in gara il Bellator. Sul pallone Lusileia, posizione centrale la numero 10, tira ma risponde Muñoz García. Va sul Devilla Delgado, forse proverà il tiro, così è la risposta di Muñoz García. E poi palla che viene allontanata dal Bellator. Numero 5 solo ora, Lusileia prova ad andare in contropiede, Lusileia per Martin Cortés sul secondo palo, c'è Lisi, arriva in scivolata, Muñoz García ancora a chiudere la serranda. Il Bellator Ferentum ha ridotto i gol subiti, poi palla che va subito da Rocha e subito è chiamata all'intervento Muñoz García. Siclari fuori da Lusileia, Rocha isolata sulla destra, il controllo di Rocha, saltare Butimà, ancora Rocha con il pallonetto, Muñoz García con la mano di richiamo dice no. Rocha è l'intercetto di Martin Cortés e poi il tiro di Rocha, si allunga alla sua sinistra il portiere del Bellator, risultato che resta sul 3-0.